Buon pomeriggio, gentili telespettatori, benvenuti a questo nostro spazio di approfondimento che precede il telegiornale dell'ora di pranzo. Vi presento subito l'ospite in collegamento con noi. Si tratta del presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti. Buongiorno e bentornato in Buongiorno a voi. collegamento. Buongiorno. Allora, in questo collegamento con la nostra trasmissione, con il nostro approfondimento post elezioni, allora partirei subito da un commento dal suo punto di vista, insomma, per quanto riguarda proprio il risultato di questo voto. Beh, il voto di domenica ha registrato un po' quelli che erano le opinioni già consolidate, i racconti dei sondaggi, eccetera, che comunque era largamente prevedibile, perché bisogna tenere conto di un elemento oggettivo. In questo paese, diciamo, il blocco elettorale del centrodestra negli ultimi 30 anni è sempre stato sostanzialmente lo stesso. E quindi al massimo abbiamo registrato una ridistribuzione dei voti tra le componenti che facevano parte della coalizione di centrodestra, ma non è cambiata la dimensione del consenso che il blocco di centrodestra ha sempre avuto in questo paese. E la legge elettorale, naturalmente, con questo mix di maggioritario e di proporzionale, ha determinato questo esito, essendoci da una parte una coalizione, e questo sistema premia fortemente le coalizioni, e dall'altra parte singoli partiti o coalizioni in miniatura che non erano in grado di contendere dal punto di vista elettorale il consenso degli elettori. E quindi oggi ci troviamo in una situazione però diversa dal passato, perché anziché essere un centrodestra potremmo parlare di un destracentro. Per la prima volta un partito che proviene dalla destra storica si trova a esprimere con ogni probabilità il presidente del Consiglio, il capo del governo. Naturalmente gli allarmi che si sono registrati in larga parte non sono giustificati, non c'è il fascismo alle porte, tutte queste cose qua che sono state ampiamente raccontate già. No, Presidente, anche dall'estero ci sono stati questi tipi di appunto, interventi sulla nostra politica. Sì, ma guardi, il problema vero è che le democrazie occidentali vivono una fase di difficoltà proprio nelle condizioni della governabilità dei sistemi. Pensiamo che oggi in Spagna c'è un governo minoritario, che in Francia non si riesce ancora a fare un governo dopo le elezioni. Sono passati mesi e non c'è ancora un governo perché Macron ha vinto le elezioni presidenziali, ma non ha la maggioranza all'Assemblea nazionale. In Germania c'è un accrocchio tra socialdemocratici, verdi e liberali, una condizione particolarmente precaria. E quindi c'è un problema nelle governance democratiche dell'Europa. Se volete parliamo anche di cosa succede al di là dell'Atlantico. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato che ci potesse essere un assalto a Capitol Hill. Ecco, quindi c'è un problema naturalmente dell'indebolimento, prima di tutto culturale, delle democrazie occidentali. Ecco, io credo che tuttavia non ci sia nessuna democrazia in pericolo in questo paese. Il posizionamento che ha assunto la Meloni in questi mesi è coerente con gli impegni internazionali assunti nel tempo dall'Italia. Penso all'adesione piena all'Alleanza Atlantica, all'impegno dalla parte giusta nella vicenda ucraina, e credo che anche il rapporto con le cancellerie europee, quelle che contano, con Germania e Francia, non sarà così complicato, perché un paese che ha così tanti vincoli esterni non può avere 100.000 politiche diverse dal punto di vista economico. Dopodiché bisogna anche dire cosa ci aspettiamo noi da questo governo. Noi non giudichiamo Infatti. il colore dei governi,
ma giudichiamo la loro azione. E io mi aspetto da questo governo una posizione che sul tema economico tenga conto che noi siamo la seconda potenza manifatturiera europea, la settima del mondo, viviamo una situazione di grande difficoltà, incroceremo quella che tutti chiamano la tempesta perfetta nei prossimi mesi, la crisi energetica, l'inflazione quasi a due cifre, l'indebolimento del potere d'acquisto delle famiglie, la difficoltà delle imprese a reggere questo stress test, che viene, anzi non è neanche più uno stress test, è proprio una condizione che ha a che fare con la tenuta del sistema industriale a fronte di un'esplosione dei costi energetici che per un paese appunto manifatturiero come il nostro rappresentano un pericolo assolutamente ragguardevole. Quindi noi ci aspettiamo che questo governo metta da subito mani alla questione energetica. Non è possibile intervenire semplicemente in modo occasionale con dei sussidi perché alla fine i soldi non ci saranno, perché continuare a mettere l'acqua in un colapasta è evidente che non riusciremo mai a riempirlo. E per di più abbiamo appreso in questi giorni dalla Ragioneria Generale dello Stato che la prossima finanziaria, legge di bilancio, ha necessità di reperire ben 40 miliardi per far quadrare i conti del paese, mantenere i nostri impegni verso i nostri creditori, perché noi siamo un paese altamente indebitato e quindi dobbiamo mantenere alta la credibilità con le nostre azioni nei confronti di chi ci compra ogni mese il nostro debito, nei confronti delle istituzioni europee. Dovremo fare in modo di generare tutti quei comportamenti e quelle scelte e quelle decisioni per portarci a casa i 220 miliardi del recovery plan, del PNRR, e quindi il sentiero è stretto, è ripido, e quindi io credo che questo governo dovrà concentrarsi da subito su questi dossier importanti, l'adesione piena alle nostre alleanze, l'impegno da proseguire nella difesa dell'integrità territoriale dell'Ucraina e quindi con tutte le conseguenze che ne derivano, la fornitura ancora di sistemi d'arma ad una guerra che è tutt'altro che finita, dovranno intervenire immediatamente sia con scelte congiunturali sia con scelte strategiche sul tema energetico. Noi abbiamo bisogno di recuperare una sovranità europea energetica. Liberarci dall'incombenza e dalla dipendenza dalla Russia, cercare anche di non dipendere anche da troppo da altri paesi altrettanto instabili, dei quali comunque ci riforniamo in questo momento, quindi investimenti immediati nelle energie rinnovabili, ma anche recuperare tutte le energie, le fonti di energia che ci sono nel nostro paese, a cominciare dal metano, dal gas che c'è in Adriatico, al petrolio che c'è in Basilicata, al gas che c'è in Basilicata, e quindi tutte queste cose sono indispensabili. Ci aspettiamo tanti sì, dopo i tanti no, che sono stati fin qui la condizione reale per cui noi ci troviamo in questa condizione. Noi non siamo poveri di energia a causa di Putin, siamo privi di energia a causa nostra. Ecco, quindi questo è un punto fermo, se ne parla spesso, insomma si parla spesso delle possibilità che avremmo e che anche qualcuno al di là dell'Adriatico ha cominciato a sfruttare, parlo della Croazia ad esempio, quindi questa situazione dovrebbe essere cambiata secondo lei? Guardi, in Adriatico, lei deve pensare una cosa, tra il 1990 e il 2000 noi estraevamo dall'Adriatico circa 20 miliardi di metri cubi di gas, oggi ne estraiamo 3. I giacimenti stimati oggi, già accertati, di disponibilità di gas in Adriatico, di metano in Adriatico, sono di 90 miliardi, più 30 miliardi che si trovano nell'Alto Adriatico, che in questo momento non vengono considerati perché ci sono queste teorie sulla possibile subsidenza dei territori dell'Alto Adriatico, ma fuori dall'Alto Adriatico ci sono 90 miliardi di metri cubi di gas che giustamente la Croazia sta sfruttando. Ecco, io credo che, tenendo conto che dalla Russia importavamo 29 miliardi di metri cubi di gas, credo che per qualche anno, utilizzando semplicemente
i giacimenti già accertati, noi potremo avere una dipendenza zero dal flusso di gas che arriva dalla Russia e anche da altri territori. Dopodiché dobbiamo togliere tutti i lacci e lacciuoli, come si dice, che impediscono in modo rapido, direi istantaneo, di installare tutto il fotovoltaico indispensabile nelle nostre zone industriali. Noi lo stiamo facendo con un piano strong che porti in pochi mesi ad abbattere in modo significativo il costo energetico delle nostre aziende, di fatto realizzando qualche ettaro di fotovoltaico e qualche centinaia di mega per quanto riguarda l'energia disponibile attraverso quella modalità. Qui possiamo realizzare impianti di cogenerazione recuperando tutto il calore disperso dalle acciaierie, dalle fabbriche del vetro, eccetera, che hanno alti forni. Più dobbiamo chiudere il ciclo dei rifiuti utilizzando l'energia che possiamo produrre con i termovalorizzatori. Nei programmi del centrodestra tutto questo c'è. Bene, facciano presto, mettono in cantiere norme rapide per cui per fare un termovalorizzatore sono circa 6 mesi. Per avere le autorizzazioni ci vogliono forse 2 anni, anche nella nostra regione. Anche da noi, quindi velocizzare il tutto. Presidente, lei l'ha già citato, l'ha già elencato nelle richieste insomma, del mondo dell'industria, del mondo della produzione al nuovo governo, il tema della guerra in Ucraina. Come dovrebbe porsi l'Italia da qui ai prossimi mesi in questo scacchiere? Ma io confido che ci possa essere, ci debba essere anche una linea di assoluta continuità rispetto alle scelte fatte dal governo Draghi. E su questo sono molto confidente perché la Meloni, anche quando era all'opposizione, si è schierata, nonostante non fosse comodo schierarsi in quella maniera, si è schierata a favore del sostegno totale del nostro paese alla difesa della libertà e integrità dell'Ucraina, con tutte le modalità che sono state concertate a livello internazionale. Chi dava per sconfitta l'Ucraina di fronte all'inesorabile potenza della, io lo chiamo così, la Unione Sovietica, no? Mi pare che sia smentito dai fatti, grazie anche alle forniture d'armi dell'Occidente, soprattutto inglesi e statunitensi, l'Ucraina sta riconquistando i suoi territori nonostante il referendum farsa che si stanno concludendo in questi giorni e che danno i famosi risultati bulgari, 92-93% Certo. di sostegno alle tesi separatiste, quindi all'inclusione di quei territori nell'Unione Sovietica. L'incidente cosiddetto nel Mare del Nord contemporaneo delle due pipeline, il Nord Stream 1 e 2, ci dicono che dobbiamo temere in questo momento in una sorta di guerra tecnologica per cui la vulnerabilità delle reti di trasmissione dell'energia può diventare un elemento di una guerra condotta nei confronti soprattutto dell'Unione Europea per condizionarne le opinioni pubbliche che vengono minacciate di restare al freddo senza energia per le aziende, eccetera, ma io credo che non ci dobbiamo fare spaventare da tutto questo, semmai devono confermare le linee adottate fin qui e che ragionevolmente saranno anche quelle del futuro. Quelle del futuro, quindi anche le sanzioni, anche l'invio delle armi, Ass insomma, assolutamente, assolutamente. chiarissimo. Le sanzioni stanno dimostrando tutti i loro effetti, si sta creando un moto popolare di dissenso persino nella Russia. Vediamo, sono Vero. usciti dalla Russia in questi giorni più di 250.000 candidabili all'ingaggio nelle forze armate sovietiche e quindi io credo che ci siano tutti gli ingredienti, sia pure in un quadro di preoccupazione perché la minaccia adombrata un giorno sì, l'altro no, di usare l'arma nucleare non è da sottovalutare, Certo. tuttavia l'Europa deve tenere la schiena dritta. Grazie, grazie al presidente della Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, per essere stato con noi e torni a trovarci presto qui in collegamento con la nostra Grazie, ci trasmissione. vengo davvero volentieri. Grazie, grazie molte. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Fra pochissimo inizia il nostro telegiornale.
Bentrovati, bentrovati telespettatori all'edizione meridiana del telegiornale di Tele4. Diversi gli argomenti che analizziamo, dalla questione Varzila alla reintroduzione di nuovo del servizio navetta bus al cimitero di Sant'Anna, servizio molto richiesto, tantissime le telefonate in quest'anno e mezzo a Tele4, e poi la Triestina, ovviamente oggi la conferenza stampa in sede, poi sentiremo le novità nel servizio del nostro Bernardo Gulotti. È stata revocata ufficialmente dalla multinazionale finlandese la procedura di chiusura dello stabilimento produttivo di San Dorligo della Valle. La revoca è stata fatta in ottemperanza al decreto del magistrato Ancora, che aveva quindi rilevato, come ricorderete, il comportamento antisindacale dell'azienda. È stata rinviata poi al 5 di ottobre alle ore 12 l'udienza del ricorso della regione Friuli Venezia Giulia, ex articolo 700, su richiesta proprio dei legali dell'amministrazione regionale nei confronti dell'azienda Varzila. E durante l'udienza infatti è emerso che la procedura di chiusura del sito produttivo, appunto come detto, è stata revocata, notizia che ha mosso quindi i legali della regione di proseguire con l'azione giudiziaria. Fra poco vedremo gli aggiornamenti di Laura Buccarella, che proprio lei era in tribunale a seguire l'udienza della Varzila. Sentiremo i dettagli fra pochissimo. L'udienza si è conclusa davvero da poco tempo. Vediamo invece ora il ripristino della navetta bus per il cimitero di Sant'Anna. Dopo un anno e mezzo di stop, lungaggini burocratiche, vi ricordate, 9 anni fa nasce il servizio, poi un anno e mezzo fa con il Covid tutto sospeso, poi le telefonate a Tele4 per chiedere, soprattutto da parte di anziani disabili, il ripristino appunto di questo servizio. L'assessore Michele Lobianco oggi ha presentato la entrata in vigore del nuovo bus navetta, il nuovo piccolo veicolo dotato di autista della Trieste Trasporti, che accompagnerà le persone in visita all'interno del cimitero. Vediamo le novità. Era un impegno che io mi sono preso proprio negli studi di Tele4, che peraltro veniva sensibilizzato sempre di più con delle telefonate o delle mail, insomma con delle richieste, ed era un servizio che è stato interrotto con il Covid, poi la burocrazia ahimè ha fatto anche il suo, e chiaramente era un impegno che mi sono preso, e questa mattina il servizio navetta riparte. Torna il servizio navetta al cimitero di Sant'Anna, avviato 9 anni fa e sospeso dal 2021 a causa dell'emergenza Covid. Poi in seguito a motivi tecnici il servizio era rimasto sospeso. Tantissime le persone che in questo periodo chiamavano Tele4 per ribadire l'importanza della navetta, che consente ai visitatori del cimitero di poter girare per Sant'Anna senza fatiche e impedimenti. Le sollecitazioni hanno avuto il loro effetto. Il veicolo, attrezzato per le persone disabili, è pronto a entrare in servizio. Dalle 8:30 alle 12:30, e poi ovviamente durante i giorni dei defunti e dei nostri santi, insomma, sarà aperto tutto il giorno. Era un impegno, una promessa che chiaramente volevo mantenere, e qui oggi il servizio riparte con un ringraziamento ovviamente della Trieste Trasporti, al presidente Maurizio Marzi, che ha avuto la sensibilità di raccogliere questo invito a collaborare con il Comune di Trieste, e quindi nel gioco di squadra tra due istituzioni siamo qui oggi a, come dire, inaugurare questo nuovo servizio che partirà da domani mattina. In campo per la causa anche Trieste Trasporti, che ha messo a disposizione un autista per il servizio. Le persone, una volta giunte al cimitero, potranno chiedere al conducente dove essere trasportate, evitando lunghi percorsi e salite gravose per le persone anziane e disabili. Abbiamo risposto alla sollecitazione del comune, dell'assessore Lobianco in particolare. Erano anni che questo servizio era fermo per problemi tecnico-burocratici, serviva un autista. La Trieste Trasporti, ancora una volta, vicino alla città, vicino alle esigenze dei cittadini, risponde all'appello del comune e mette a disposizione un autista, oltre anche la manutenzione dell'auto e del mezzo, quindi ritorna questo servizio così importante per i cittadini e così sentito da tutti quanti. Questo è il ripristino di questo servizio così importante, come avete sentito. Dunque Varzila, l'udienza al Tribunale di Trieste di oggi. Per noi c'era la nostra Laura Buccarella a seguire le vicissitudini che di fatto sono diventate in breve tempo, nelle settimane, di interesse nazionale. Vediamo.
Varzila ha revocato ufficialmente la procedura di licenziamento dei lavoratori e chiusura dello stabilimento di San Dorligo. Lo ha fatto ieri in ottemperanza al decreto del giudice del lavoro Paolo Ancora, che aveva rilevato comportamento antisindacale da parte dell'azienda. La notizia è emersa oggi all'udienza davanti allo stesso magistrato per il ricorso presentato dalla Regione Friuli Venezia Giulia in merito alla procedura avviata da Varzila nel luglio scorso. I legali della Regione hanno chiesto un termine per esaminare se ci sia ancora ragione di proseguire con l'azione giudiziaria, mentre gli avvocati dell'azienda non hanno escluso di fare opposizione al decreto del giudice del Tribunale del Lavoro emesso la scorsa settimana. L'udienza è dunque stata rinviata al 5 ottobre alle 12. La rinuncia al ricorso non è intervenuta al momento, non so se interverrà, però già l'ottemperanza all'ordine del giudice, che è una novità per noi, nel senso che noi non eravamo informati, è un elemento nuovo che dobbiamo attentamente valutare per verificare se le esigenze cautelari che noi abbiamo azionato con questa procedura sussistono ancora o vengono meno in ragione della revoca della procedura di Varzila. Intanto potrebbero cominciare domani mattina le operazioni di imbarco dei 12 motori costruiti nella fabbrica di San Dorligo e destinati alla Daewoo in Corea sulla nave OHL Fusion, da ieri in banchina. L'operazione dovrebbe richiedere alcuni giorni ed è comunque soggetta all'esito dell'incontro tra i rappresentanti coreani e i sindacati territoriali, sul quale non sono ancora stati forniti dettagli. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale, il commissario aggiunto Fulvio De Grassi in linea con noi per gli aggiornamenti sulla situazione in città, il traffico, i cantieri. Commissario, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Diciamo, per quanto riguarda la mattinata appena trascorsa, non ho niente di particolare da segnalare, fortunatamente non si sono verificati eventi particolarmente cruenti, quali incidenti o altro. Traffico nella norma stagionale ovviamente parte blando la mattina, poi aumenta durante la mattinata. Ci sono stati dei rallentamenti, soprattutto a Vivo ad Acca, causati dalla chiusura della galleria Casso della grande viabilità triestina, che appunto la galleria è chiusa in direzione Trieste, e dovrebbe essere riaperta domani alle 22, ripeto, domani alle 22 dovrebbe essere riaperta e perciò il problema dovrebbe essere eliminato. Per il resto al momento non abbiamo particolari interventi in atto, non abbiamo in agenda altre qualcosa che possa ad andare a inficiare il buon andamento della giornata, niente, vi restituirei la linea. Grazie commissario Fulvio De Grassi, buon lavoro, buona giornata, grazie commissario. E welcome day oggi per le matricole del Dipartimento di Studi Umanistici, corsi universitari che si stanno dimostrando in grado di cogliere le suggestioni dei tempi, che stanno riscontrando un numero più che buono di iscritti. Ci spiega tutto Umberto Bosazzi. Magari chi ha frequentato lettere decenni fa non riesce ancora a farsi passare la malinconia, considerando che in via dell'università non vi è nulla di universitariamente attivo. Però è vero che il Dipartimento di Studi Umanistici, che in sostanza di lettere ha preso il posto in seguito al riordino, gode di ottima salute, come ha dimostrato oggi il Welcome Day che prelude all'inizio dei corsi. Corsi che quest'anno prevedono il ritorno, fortemente richiesto dalle scuole, del corso a numero chiuso di scienze della formazione primaria, dedicato a preparare gli insegnanti delle scuole d'infanzia e delle elementari. Abbiamo avviato un'interlocuzione tra il Dipartimento, naturalmente l'Ateneo, il Rettore, il Delegato alla Didattica dell'Ateneo, per venire incontro a questa esigenza del territorio, anche con un dialogo molto proficuo con la Regione, in particolare con l'assessore Rosolen. Al momento gli iscritti al Dipartimento superano quota 700, un numero notevole che incrocia lo spirito di rinnovamento che da anni caratterizza i corsi, corsi che durante gli ultimi anni sono riusciti a mettersi al passo con i cambiamenti in seno alla società. Ognuno dei nostri corsi di laurea ha avuto dei cambiamenti, dei rafforzamenti sul piano dei diritti umani, del cambiamento ambientale per l'appunto,
con un rafforzamento forte dell'impegno su l'educazione, l'istruzione e sull'insegnamento. L'anno accademico che sta per iniziare dovrà anche recuperare il rapporto in presenza fra studenti e docenti, compromesso negli anni della pandemia, essenziale per fare università, ma soprattutto per formare gli stessi studenti. Le aule dopo la DAD si sono un po' svuotate in tutta Italia e quindi l'impegno nostro è che le aule ritornino affollate, perché questa è la dimensione che i nostri studenti e le nostre studentesse devono vivere nello scambio quotidiano tra loro, con i docenti, con l'istituzione. E arriva adesso un messaggio dai sindacati CGIL, CISL e UIL che seguono il caso Varzila, perché ieri si sono incontrati con i massimi vertici di DSME, proprietari dei 12 motori stoccati in area Simital, per discutere del rilascio degli stessi. L'incontro si è svolto in un clima di stima, è servito per determinare le condizioni di rilascio dei motori. Il principale obiettivo del blocco dei propulsori era legato al ritiro e all'azzeramento della procedura di Varzila ottenuto da FIM e UILM per via giudiziaria. Sono tre le condizioni di rilascio dei motori per il quale l'azienda si è impegnata a condannare quindi pubblicamente sulla stampa internazionale il comportamento di Varzila nei confronti dei lavoratori, a sostenere direttamente nei rapporti con Varzila la strategicità del sito di Sant'Orligo della Valle sotto il profilo delle competenze tecnologiche, delle capacità delle maestranze e l'importanza geografica del sito, a imbarcare esclusivamente solo i 12 motori di proprietà di DSME. La consegna dei motori avverrà anche tenendo conto dell'impatto sulle maestranze dei cantieri coreani, a cui FIOM, UILM e l'RSU di UIT di Trieste augurano la rapida ripresa lavorativa. Questo il comunicato mandatoci dai sindacati. Ora vediamo le novità che riguardano la Triestina, un momento così e così per la squadra, ed è stato analizzato oggi dal direttore generale del club Giancarlo Romairone. Alla squadra manca una vittoria, ma questo non deve rappresentare una tensione per giocatori, bensì uno stimolo, motivo per cui lo staff ha guardato con ottimismo al lavoro che si sta svolgendo sotto traccia. Bernardo Gulotta. La mia valutazione è di assoluta fiducia, perché un lavoro costante e quotidiano, una presenza costante e quotidiana dà una valutazione chiara su tutte le criticità che esistono e anche su tanti aspetti che noi intravediamo possano portare buoni risultati. Con la sincerità che lo ha sempre contraddistinto, il direttore generale della Triestina Giancarlo Romairone ha confermato una volta di più la sua fiducia nel percorso dell'Unione e la volontà di seguire un progetto solido, senza però nascondere che la ricerca del risultato e a tratti l'impazienza di voler raggiungere i tre punti sia un aspetto che accomuni molto tutto l'ambiente rosso-labardato. Quindi tutto questo percorso che noi già conosciamo e tutti i nuovi che a noi non ci riguarda più, adesso è già un lavoro in costruzione, quindi siamo tornati in casa nostra ad allenarci, la squadra è qua in palestra e dopodiché andrà fuori al Grezzar, potrà vedere dei video in una sala video, potrà fare un lavoro che riteniamo determinante, perché nel nostro lavoro di costruzione noi non vogliamo, o meglio, noi vorremmo oggi ottenere un risultato, lavoriamo perché oggi sia una giornata ottima di lavoro in funzione della prossima partita di domenica. Ma si è voluto e si sta cercando di dare un'impostazione molto più solida dell'aspetto estemporaneo della quotidianità. Poi personalmente per me la quotidianità è determinante, quindi se voi mi chiedeste che cosa ti aspetti, che oggi sia una grande giornata di lavoro. In virtù di tutto questo, proprio l'assillo della vittoria può diventare forza e debolezza allo stesso tempo. Grinta nel voler dimostrare che la squadra è forte, poca lucidità nel momento in cui la ricerca forse nata del successo comporti poi nervosismo o poca coesione. Ecco perché Romairone, riconoscendo che oggi siano pochi i punti raccolti, predica calma, lucidità e rimanda alla strada già intrapresa, quella della costruzione di un percorso ben strutturato. Abbiamo ottenuto certamente, come dicevo prima, in maniera magari più rapida un determinato aspetto e magari nello sviluppo di quello che potrebbe essere ancora non siamo, non voglio dire né vicini né lontani, ma ancora non siamo ancora arrivati a quello che potrebbe essere e che vorremmo noi vedere e il mister ritrovare dalla squadra. Ma noi stiamo cercando di dare una mentalità, stiamo cercando di dare una cultura del lavoro che è un lavoro molto più difficile di un aspetto estemporaneo
di cercare una giocata di un singolo che in questo momento ci metterebbe un pochino più sereni. Ora la pagina meteo. Oggi, come potete vedere dalla cartina, temporali sparsi, piogge alternate a tempo sereno, temperature minime tra i 13 e i 17 gradi, le massime tra i 19 e i 21 gradi. Vediamo invece le previsioni per domani, giovedì 29 settembre, in presenza di cielo nuvoloso, rovesci sparsi intermittenti, possibile anche qualche locale temporale con piogge localmente consistenti, come vedete praticamente in tutta la regione. Soffierà vento da sud debole o moderato, dal pomeriggio scirocco da moderato a sostenuto, possibile acqua alta e mareggiate, temperature minime tra i 14 e i 17 gradi, le massime tra i 18 e i 21 gradi. Il tempo poi per venerdì 30 settembre più o meno analogo, cielo nuvoloso coperto con piogge intermittenti da abbondanti intense anche temporalesche, specie su pianure costa, soffierà vento da sud in genere moderato, temperature minime tra i 14 e i 17 gradi, le massime tra i 17 e i 20. È tutto dal telegiornale di Tele4, grazie per averci seguito e buon proseguimento. Yeah.